Il sangue gli scorreva dalle mani, dai piedi e dalla fronte. E il suo respiro era così affannoso che mi faceva male ascoltarlo. Faceva molto freddo. D'un tratto si alzò uno strano vento e sua madre prese il suo velo per ripararsi il volto. Rimase lì, come per rimanervi fino alla fine dei tempi. E poi, poco prima che Gesù morisse, aprì gli occhi e la guardò e disse: «Madre, non piangere». E poi, lui le disse: «Donna, ecco, questo è tuo figlio». E poi guardò me.
Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo. Al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza. Partecipando coscientemente all'essere assoluto, regolo la mia azione secondo il meglio che necessita. Il mio nome è quello della mia funzione e io lo scelgo, così come scelgo la mia opera. Io sono l'Eterno Mutante. Buongiorno a tutti. Io vi ringrazio per la vostra presenza. Vorrei, prima di cominciare questo grande evento che segna la chiusura di una storia e l'inizio di un'altra, chiudiamo pagina, vorrei che tutti facessimo sentitamente un applauso ad Eugenio Siracusa. Oggi ho un arcangelo che mi accompagna, si chiama Gabriele. Allora, era il 25 marzo del 2007, quando in questa sala abbiamo fatto il tributo ad Eugenio Siracusa. C'erano molte persone, su per giù come oggi, forse un po' meno, e tra i mille problemi, perché era la prima volta che organizzavamo un evento così imponente, tra i mille problemi comunque riuscì una giornata meravigliosa. Tutta la gente che uscì da questo auditorium sicuramente portò nel suo cuore per molto tempo questa emozione. E oggi cercheremo di, non dico di ripeterla, perché le cose non debbono essere mai uguali, perché se è vero che ci evolviamo, dobbiamo sempre in qualche modo procedere verso l'alto. Però indubbiamente, siccome i documenti non possiamo inventarli, sicuramente qualche riferimento alla precedente manifestazione ci sarà. Eugenio Siracusa è stato un uomo che ha personificato una natura